La senatrice di Sulmona Gabriella di Girolamo del Movimento 5 Stelle interviene duramente su quanto avvenuto nei giorni scorsi con l'annullamento da parte del Tribunale dell'Aquila della delibera della Giunta Marsilio, con la quale era stato revocato l'incarico di direttore generale dell'azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila a Roberto Testa. Ormai abbiamo superato la fase del semplicemente ridicolo, siamo passati a quella dell'ostentazione dell'incompetenza. Marsilio e i suoi non riescono ad azzeccarne nemmeno una, anche quando sembrano muoversi nella giusta direzione, è convinta la senatrice. Questo accade quando a guidare le scelte non è la tutela dell'interesse generale, ma la salvaguardia di precari equilibri politici. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e il nostro malgrado non è la prima volta che succede. La sentenza del Tribunale è chiara, si commenta da sola. Apre la strada a un contenzioso e probabilmente ad un maxi risarcimento per il direttore generale revocato. Ma c'è qualcosa che chi governa la regione con tanta leggerezza dovrebbe avere il coraggio di ammettere. Incompetenza a parte. A pagare di tasca propria queste scelte scellerate saranno i cittadini abruzzesi, conclude la senatrice.